avevamo detto partita importante, punti molto pesanti anche per la nostra classifica, siete scesi in campo con la consapevolezza di doverla portare a casa, forse un po' contratte nei primi punti, ma poi avete cominciato a giocare la vostra pallavolo e vi siete imposte. Esatto, diciamo che magari ogni set che abbiamo iniziato con un po' di pressione, appunto perché sapevamo che questa gara era importante prima del derby che abbiamo tra un po', tra qualche giorno. Si è visto infatti, ma siamo state molto brave, abbiamo giocato veramente come una squadra e appunto siamo riuscite anche sotto qualche punto a farci, cioè a fare vedere il nostro valore. C'è un motivo per cui sono stata la MVP di questa sera, in generale, perché tutta la squadra lavora per me, è facile, così è veramente facile, quindi direi che mi trovo molto bene e mi piace molto giocare con questa squadra. Ricordiamo a tutti che giocheremo in casa anche la prossima settimana, non domenica, ma lunedì, e come tu dicevi, sarà il derby contro Montecchio. Esatto, non sarà una gara facile, appunto perché un derby è tutta una gara in sé a parte. Vi aspettiamo, nonostante sia Natale, vi aspettiamo tutti alle 5 il 26. Sapevamo che sarebbe stata una gara molto ostica, sapevamo che loro avevano fame di punti tanto quanto noi, eravamo certi che molto sarebbe dipeso da noi, con tutto il rispetto di Marsala, e così è stato. Nei primi due set sono stati eclatanti, nel senso che siamo partiti 8-3 nel primo set con 5 errori punto e abbiamo chiuso 25, sì, 8-3 per Marsala. Per Marsala, 25-18 con 3 errori punto. Abbiamo fatto il secondo set sotto 10-8 con 6 errori punto per Marsala e abbiamo chiuso 25-19 con 0 errori punto. Cioè io credo che quando questa squadra impara a essere determinata, concentrata, molto focalizzata sulle proprie qualità e non sulle cose che non vengono, e restiamo in modo positivo e propositivo nel campo, noi siamo al livello di tutte le altre. Adesso abbiamo un'altra partita in casa e sarà un derby contro Montecchio lunedì 26 dicembre alle ore 17, però ci arriviamo consapevoli di quello che possiamo fare. Sì, con Montecchio sarà una partita in cui dovremo pretendere il massimo da noi già dal primo allenamento di martedì, senza guardare né avanti né indietro. Anche nel pre-gara con le ragazze abbiamo proprio cercato di sottolineare questo aspetto: giochiamo nel presente, si gioca nel presente, si gioca quella palla in quel momento, in quella determinata situazione. Montecchio è una squadra che si presenta da sola, però deve arrivare a Vicenza, deve venire qui, deve giocare da Montecchio se vuole fare qualcosa, altrimenti noi abbiamo davvero grandi qualità che possiamo e continuiamo ad esprimere, credo, gradino dopo gradino, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo ripreso il filo del discorso anche con il palleggiatore non più tardi di 2 settimane fa. Cioè non è che queste cose si inventano, sì, con lo schiocco di dita. Banali. Vi prego, il 26, anche se è festa, venite al palazzetto, perché A, noi abbiamo bisogno, B, voi siete determinanti, C, il calore del Natale sarà speciale quando saremo tutti avvinghiati in una meravigliosa giornata. Anche oggi è valsa la legge del Pala Goldoni, ante a Vicenza qui punti li fa davanti al suo pubblico. Oggi uno spettatore particolare, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che è venuto a tifare ante a Vicenza Volley. Sì, siamo venuti a tifare le nostre ragazze che sono bravissime, abbiamo anche un bel ricordo della presentazione dell'inizio stagione, speriamo di portare la giusta fortuna. E oggi tra l'altro abbiamo visto anche il rugby, portando fortuna anche al rugby, quindi rugby, volley, tutte attività sportive che a Vicenza stanno facendo bene e che vanno sostenute anche da parte dell'amministrazione comunale. E infatti come si fa a tifare tutti gli sport? Perché Vicenza è una città che ha squadre che eccellono praticamente in quasi tutte le discipline. Sì, è una città, una provincia che eccelle in tantissime discipline, tant'è che da presidente della provincia abbiamo istituito per quest'anno, dal 22, un premio che verrà rinnovato di anno in anno proprio per le eccellenze sportive, quindi premieremo i migliori. Come si fa a seguire tutti gli sport che si hanno nel cuore? Prima di tutto ci vuole passione. Non è che ho portato bene, sono arrivate qui quando le ragazze avevano già fatto la partita e credo che sia stato un risultato che ci aspettavamo tutti. Io come sostenitore, sponsor e come sportivo, perché amo molto questa squadra, la sostengo da tempo e la sosterrò
ancora nel futuro, ma soprattutto è di buon auspicio per quelle che sono le feste che andiamo a incontrare fra poco. Quindi sia veramente il pallanuoto che il rugby e ora la pallavolo femminile, che è lo sport più aggraziato della mia, dei miei sostegni, ha vinto, e quindi faremo veramente delle festività all'insegna di questa vittoria. Ante Vicenza Volley e Fondazione San Bortolo, è un connubio che ormai va avanti da un po' e ti abbiamo tra i nostri tifosi praticamente tutte le domeniche quando giochiamo in casa. Cosa ti piace di questa squadra? Ma mi piace questo avvio di campionato pieno di contraddizioni ma anche di momenti di grande intensità come oggi, per cui siamo tutti felici. Oggi mi sono veramente divertito e molto volentieri ho rinunciato alla finalissima del campionato dei mondiali, quindi sono contento di essere stato qua. Sono arrivato 2 minuti in ritardo, mi hanno detto che ho portato fortuna e mi pregano la prossima volta di venire in ritardo ancora i 2 minuti. Ma l'importante è che ti aspettiamo sempre qui al palazzetto. Antea Vicenza Volley sostiene la Fondazione San Bortolo, ma la Fondazione San Bortolo ha tanti sostenitori e ha tante iniziative. Siamo vicini alle feste. Quali sono le vostre prossime iniziative anche per l'anno che verrà? Noi ieri abbiamo consegnato finalmente, ma dopo soli 40 giorni, la terapia semi-intensiva pediatrica, dove ci sono ricoverati i bambini in condizioni critiche, e siamo orgogliosi di questo progetto.